Ringrazio in particolare, come al solito, il nostro servizio di portierato splendido e l'associazione MYTHOS, nata qui nella residenza Fioravanti, che ha organizzato al meglio anche questa iniziativa. Grazie ancora. Beh, ringraziamo la dottoressa Modir per le belle parole, per aver presentato insomma la MYTHOS. Entrando invece nel vivo subito, ok. E nel suo saggio ci dà un quadro molto, ci offre un quadro della situazione economica italiana e cerca di percorrere la storia dell'Italia dalla sua formazione fino alla fine dell'Ottocento. Sì. Non a caso il suo saggio si apre con un'analisi approfondita della figura di Pavour, quindi della sua formazione politica, delle sue influenze culturali, ma anche delle sue idee in un contesto comunque europeo e relativo anche agli Stati Uniti. Cerca inoltre anche di applicare all'Italia, alla futura Italia, dei modelli che sono risultati vincenti in altri paesi, che però in Italia non accadrà. Secondo lei questa mancanza è causata da un problema in fase politica, quindi di progettazione di questi modelli, oppure magari è proprio la mancata contestualizzazione alla complessa situazione dell'Italia ad aver invece causato questa mancata vincita dell'Italia? Va bene, innanzitutto grazie ancora. Il libro comincia con l'ultimo discorso di Cavour. È il 27 di maggio del 1861. L'unità è stata dichiarata il 17 di marzo. L'unità è stata una cosa velocissima, nel 59 al massimo si pensava di mettere insieme la Lombardia e l'Emilia, neanche la Romagna. Lui va al Parlamento e suda, non sta bene. Ci sono due deputati, uno del nord e uno del sud, che lo interrogano. Uno è Quintino Sella, che poi farà il ministro delle finanze. L'altro si chiama Polsinelli ed è un industriale laniero di Napoli. E tutti e due gli fanno la stessa domanda. Ma, primo ministro, lei ci dice che bisogna continuare ad aprire il mercato, ma noi siamo un paese fragile, non riusciremo a reggere, non riusciremo a tenere come paese la concorrenza di tutti gli altri. Pensate quanto sono contemporanea queste parole. Lui Cavour suda, però è vigoroso, ha 56 anni, era del 10, Verdica del 13, e dice: ma come? Rivolti a questi, 10 anni fa, quando io ho cominciato a fare questo mestiere e ho cominciato ad aprire, molti di voi Mi avete detto la stessa cosa del Piemonte e mi avete detto che mi avreste portato 5.000 operai in piazza Carignano di imprese che dovevano chiudere e fallire. Invece voi avete investito in innovazione, investendo in innovazione e in tecnologia, e vi parla perfino di competenze. Queste stesse imprese sono cresciute e sono diventate competitive. Va a casa, la febbre sale, e lui che alla fine aveva la visione e il controllo, il 6 di giugno muore. All'inizio dell'Unità d'Italia c'è anche questa cosa qui, che quello che aveva il bando della matassa se lo porta via la malaria che aveva preso molti anni prima. Il paese che lui mette in fila è un paese straordinariamente più grande di quello di cui era partito. Il Piemonte aveva 5-6 milioni di abitanti, il paese nuovo ne ha 22,5. Quindi di colpo c'è stato un salto di scala, ma soprattutto è un paese che loro non conoscevano. A un certo punto mandano diversa gente nel sud a vedere, un paese che non conosceva, mentre Cavour conosceva benissimo tutta Europa, lui non è mai stato a sud sostanzialmente di Genova. Quindi c'era un problema, un paese che non conoscevano. E poi erano paesi diversi, perché non dimenticate che tutta la storia italiana era una storia per cui tu avevi il nord, che era un pezzo dell'Austria, quindi era pezzo di un grande impero autoritario, però efficientissimo, cioè un paese che aveva però una tradizione di forti autonomie locali. Pensate ad esempio ancora oggi nel Trentino che ci sono i pompieri volontari. I pompieri volontari, cioè i cittadini, quando cominciano ad avere una certa età, tutti fanno i pompieri, perché è una vecchia struttura, addirittura risaliva alle leggi di Maria Teresa. Il Piemonte, che era tutto dipendente dalla Francia, il sud era nel circuito inglese. Il sud poi è diviso in due parti, perché è una delle due Sicilie. Cioè, mentre la Sicilia era in crescita, ed era in crescita per un motivo, perché in Inghilterra, pensate cosa, quando parliamo di globalizzazione, come era tutta collegata, l'Inghilterra stava crescendo moltissimo perché faceva i prodotti tessili. Un elemento fondamentale del prodotto tessile era sbiancare i materiali, sbiancare il tessuto, e questo si faceva con un metodo che si chiamava la blanca, che aveva bisogno di zolfo, e lo zolfo era in Sicilia. Allora, i liberali inglesi, che è sempre forte uno quando è liberale a casa sua, in realtà avevano praticamente preso il monopolio dello zolfo inglese. A un certo punto il re di Napoli aveva tentato di fare una gara d'appalto, ma mica una cosa complicatissima, una gara d'appalto. Gladstone ha mandato la squadra navale inglese a bombardare Napoli, a minacciare di bombardare Napoli, giusto per ricordare. Allora, la domanda che tu mi hai fatto è una domanda precisissima. Perché quei modelli che lui, Cavour, ha studiato? Perché io poi faccio un passo indietro e faccio il viaggio che Cavour fa con l'amico Santarosa in tutta Europa. Perché non funziona in Italia il metodo liberale che lui aveva visto in Inghilterra? O addirittura il metodo dello Stato tutto sommato debole, ma le autonomie locali fortissime dell'America che lui conosce tramite Tocqueville. Perché non funziona lo Stato forte francese, che è quello su cui ci si misurava, o perché non funzionava invece la federazione tipo quella tedesca. Notate che all'inizio prima dell'Unità d'Italia erano tutti federalisti, cioè l'immagine che si aveva era quella di un'Italia federale in cui la diversità veniva ricomposta. Poi c'era una variazione del federalismo che era il regionalismo. Poi c'è questa Unità d'Italia che ha un primo giro nel 48, ma lì non funziona. Poi c'è un secondo giro nel 59, lo fa insieme con quel bel signorino che era Napoleone III. Napoleone III, per inciso, quando faceva ancora il carbonaro era scappato tra Imola e Forlì. Questo per dirvi come sono intrecciate le storie. e il medico che l'ha curato era sostanzialmente quel Rattazzi che poi ci ritroviamo ministro dopo. La cosa che leggendo queste cose ti fa impressione è come anche noi siamo dentro questa storia. La gente si muove a Imola, si muove qui. Quando si mettono a fare, a un certo punto, ma lì c'è un passaggio fondamentale, cui ne parleremo dopo, in realtà salta fuori che a un certo punto i due imperatori, l'imperatore di Francia e l'imperatore di Austria, a un certo punto dicono: bene, fermiamo la guerra, non ne vale la pena. Tieni conto che l'imperatore di Francia aveva fatto un accordo con Cavour per fare il Regno del Nord, e un'Italia quindi che passava dal controllo austriaco al controllo francese, ma furono gli inglesi a essere contro. A un certo punto fermano la guerra, ma scoppia la rivolta. La rivolta scoppia a Bologna e a Modena. Bologna e Modena dicono: non ci stiamo. E quello che in realtà era il vero problema è che quegli stati lì erano tenuti su con lo sputacchio, scusate il termine, perché erano stati che ormai erano figli di un'altra storia, di un'altra epoca. Il duca di Modena estense era già di un'altra epoca, erano stati che una volta alla prova si sono svuotati. Poi è crollata Firenze. A quel punto lì, quello che doveva essere un tentativo di proviamo e vediamo come va, ma nessuno ci credeva, era l'avventura di Garibaldi. L'avventura di Garibaldi che, non dimenticate, era molto appoggiata dagli inglesi proprio in funzione antifrancese, non in funzione antiaustriaca. Garibaldi arriva, ma perché il Regno delle Due Sicilie era già morto e nessuno gliel'aveva ancora detto. Quando questa cosa si mettono insieme, diventa velocissimo. Si mette insieme un paese che però non aveva avuto il modo di elaborare il suo proprio risorgimento. Cioè il paradosso è che il nostro risorgimento, risorgimento tra l'altro è il nome che inventò Cavour per il suo giornale, non è stato capace di elaborarsi e quindi è messo in fila un paese. E la cosa impressionante è che il giorno dopo, subito, l'unità d'Italia non si era più federalisti, non si era più regionalisti, ma si diventava tutti centralisti per paura del federalismo, per paura del regionalismo, per paura dell'articolazione. E allora è imposto a questo paese di stare insieme con, di fatto, uno stato di emergenza che è durato poi 30 anni. Uno stato lungo, però la risposta era questa. Sì. Non si è potuto applicare quei modelli perché ognuno di quei modelli in fondo era figlio di una storia lunga. Noi siamo stati figli di una frattura veloce e rapida che non ha avuto tempo di ricomporre. Tutta la storia successiva è stata una corsa all'inseguimento della ricucitura, e ancora adesso c'è questo problema della ricucitura, l'hai visto, le mappe di questi giorni avete visto, Infatti le politiche pubbliche subito dopo l'unità d'Italia sono state improntate proprio sul senso di responsabilità, quindi per evitare delle fratture, delle nuove fratture. Sì, questa storia della responsabilità per evitare le fratture è una cosa che continua a essere troppo spesso in Italia. Comunque è così, hai ragione, perfetto. È esattamente questo. E quindi proprio questo non guardare alle tematiche, alle singole tematiche, può dar via delle problematiche più difficili da gestire in seguito. Ah sì, sì, l'hai visto. Nel libro c'è un pezzo di racconto che io credo che sia importante, perché tutti dicono chi sono i padri dell'unità d'Italia e si dimentica sempre un uomo fondamentale che è Urbano Rattazzi. Infatti nessuno lo mette, perché noi abbiamo sempre del risorgimento questa immagine delle facce da parte, no? In cui c'è il re, c'è Cavour, c'è Garibaldi e c'è Mazzini. Se ci sono stati 4 esseri che si sono odiati nella vita, sono solo 4, che se ne sono fatti di tutti i colori. Il punto cruciale della storia dell'unità d'Italia, secondo me, è il 59. E nel settembre del 59, quando a un certo punto Napoleone, che comunque è un uomo da studiare, Napoleone III, Napoleone III parte facendo l'anarchico, appunto a Imola. Gli anarchi si fanno i romani per definizione. Dopodiché viene salvato, torna indietro, va al governo con un programma assolutamente anarchico, contro lo Stato. Si fa nominare Presidente della Repubblica, l'anno dopo si fa nominare imperatore. Però un imperatore che fa fuori tutti i corpi intermedi, quindi tutte le rappresentanze, per cui tu avevi l'imperatore e il popolo. Però il popolo ha un'opinione pubblica, per cui lui era sensibilissimo ai giornali. Quindi quando un giornale si diceva i nostri giovani sono andati a morire per l'Italia, ma chi è? Allora lui a un certo punto si ferma. Il re non vede l'ora perché i due imperatori, ti dicevo prima, fanno l'accordo Villafranca, ricordatevi dei vostri ricordi storici, ma Villafranca è importante perché il re, che parlava in piemontese stretto, chiama Cavour e lo manda a casa. Ci sono queste dichiarazioni, le sue lettere del re, in cui vedi proprio che lui si è liberato di quest'uomo. Questo qua che era straordinariamente superiore a lui, cioè tutti sapevano che Cavour era superiore a Vittorio. Allora Vittorio finalmente si libera, proprio, tra l'altro lui parlava in una maniera proprio quale re, e l'ha mandato a casa, chiama il suo generale di riferimento, la Marmora, però la Marmora è la Marmora, signor sì comandante, e ha bisogno di uno che però, e chiama Rattazzi. Posso spendere due parole su Rattazzi? Quando Cavour torna indietro, siamo nel 48, perdono la guerra, Cavour si candida, decide di fare un giornale perché bisognava fare questo, lui aveva fatto molti soldini, perché era un imprenditore notevole. Lui si candida con questo giornale, non viene eletto, viene recuperato in una seconda battuta, ma viene soprattutto fatto ministro prima dell'agricoltura e poi del bilancio da Massimo D'Azeglio, poi dietro della Mosca. Lui lì inventa una cosa che è fantastica, che è il pareggio di bilancio. Il Piemonte aveva perso la guerra e lui scopre una cosa fantastica. Come si fa il pareggio di bilancio? Si rimanda il deficit all'anno successivo. E va e mette in pareggio il bilancio. Però tutti gli anni lo rimandi, arriva un punto. E nel 54, no, nel 52, lui fa un'operazione fondamentale, lui si afferma e diventa il capo, diciamo, del centrodestra. Fa l'accordo con Rattazzi, che è il capo del centrosinistra, e fanno un governissimo che si chiama il Connubio. Lui fa il presidente del Consiglio, però fa il presidente della Camera. Nel 54 fanno la legge Saccardi, dove sostanzialmente dicono per dover ripianare il bilancio sequestriamo i beni della Chiesa. Questo gli crea molti problemi, ma insomma riescono a fare questa operazione. È lì che si inventa la storia libera Chiesa e libero Stato, perché in realtà lui si possessa dei beni della Chiesa, comunque riesce a mettere il bilancio in pareggio. Nel 56 vanno le elezioni, perdono le elezioni e allora lui fa fuori Rattazzi. Rattazzi rimane sulla piazza e diventa l'uomo del re. A questo punto il re, Villafranca, fa fuori Cavour e succede una cosa fantastica. Chiudono le camere e danno mandato al governo La Marmora, Rattazzi, ministro degli interni, di gestire semplicemente la guerra e di fare quell'attività di ordinaria amministrazione che servono per arrivare al prossimo governo. Gli danno 3 mesi, in questi 3 mesi questi rifanno tutti i codici, ma soprattutto fanno 3 leggi che sono secondo me davvero il fondamento del paese. Fanno la legge di riforma dello Stato, la legge di riforma elettorale e la legge di riforma della scuola. Da allora tutti quelli che sono arrivati si sono sentiti in dovere di rifarle. Prego. Grazie. Io vorrei ritornare su una frase che ha detto prima, mi ha colpito moltissimo. Prima dell'unità erano tutti federalisti, cioè poi regionalisti, infine si ha l'unità in fretta e furia, diventano tutti centralisti. Quindi dovremmo pensare che la questione meridionale e la questione settentrionale dovrebbero essere già esistite, cioè già in uno stato di natura, oppure erano magari cose in potenza che poi sono esplose attraverso una serie di politiche pubbliche? Grazie. Ah sì, no, hai detto giusto, la questione meridionale e la questione settentrionale. Basta vedere le ultime elezioni. Basta vedere le ultime elezioni. No, no, c'erano tutte queste cose qua. Ti dicevo, innanzitutto l'inizio del federalismo era questa idea di unità che si sarebbe composta, e c'erano due teorie. Una teoria diceva una federazione sotto il Papa. Il Papa avrebbe fatto da presidente della federazione italiana, e questo il modello era visibilmente un modello, se vuoi, molto, molto svizzero. Oppure dall'altra parte un modello di federazione sotto il principe di Piemonte, sotto il re di Piemonte, ed era un modello, se vuoi, molto tedesco, in cui stava emergendo la Prussia. Quando siamo andati alla prova dei fatti, il vero problema è che in particolare il Regno del Sud è collassato, ed è collassato anche perché, se tu vai a vedere le forze in campo, al di là della dimensione degli eserciti, hanno proprio modi diversi di ragionare. Ci sono le descrizioni fantastiche di quando Garibaldi arriva in Sicilia. Noi di Garibaldi che immagine abbiamo? Innanzitutto era bello. No, no, Garibaldi era un po' piccolo, perché noi abbiamo sempre l'immagine di questo Garibaldi altissimo, invece era piccolo, però era biondo, aveva gli occhi azzurri che conta sempre, e poi si vestiva in questo modo stranissimo, col poncio. Uno dice, no, no, attenzione. Innanzitutto la vicenda dei 1000 era tutta tranne che sconosciuta. Loro prendono queste due navi, il famoso del Piemonte e del Lombardo, che erano di proprietà di una società, Rubattino, che era di fatto di proprietà del governo piemontese. Tant'è vero che molti anni dopo, la vicenda della Smara, quando cominciò la conquista dell'Eritrea, partì perché la Smara era di proprietà della società Rubattino. La società Rubattino è quella che aveva fatto le prime ferrovie tra Torino e Genova, quindi era assolutamente la finmeccanica di casa. Loro avevano fondato l'ansaldo nel 54, era proprio l'ansaldo di casa. Primo. Secondo, le due navi dei famosi 1000 sono state scortate dalla squadra inglese fino praticamente dentro al porto di Marsala, perché ovviamente c'era questa grande dimensione internazionale in cui la vicenda italiana si poneva. Cioè noi vediamo sempre la storia italiana come dall'interno, come giusto, ma era un pezzo fondamentale del quadrante europeo. Nel quadrante europeo tu avevi il vecchio blocco intorno all'Austria, a cui si stava contrapponendo un nuovo blocco fatto dall'emergente Francia, l'Inghilterra che giocava sempre su due tavoli, perché sono fatti così, su due tavoli, però aggiunto al dunque, dato che gli interessi sono interessi, gli inglesi volevano far fuori gli austriaci, ed era importante, ma non volevano permettere che fossero i francesi ad arrivare. Quindi gli inglesi hanno sostenuto sempre molto la causa di un'Italia che alla fine fosse un'Italia fragile, perché questo è anche l'altro passaggio, non dimenticare che gli inglesi controllavano tutto il Mediterraneo, perché avevano comunque in quell'epoca lì già il controllo di tutto il quadrante sud, in concorrenza con la Francia che nel tempo aveva preso Algeria e Tunisia, avevano già Gibilterra, avevano Malta, quindi avevano bisogno del controllo. Seconda cosa, era talmente segreta la missione dei 1000, che tutta la missione dei 1000 venne seguita da Alessandro Dumas col suo panfilo, il quale faceva il giornalista. Tutti, giorno dopo giorno, la vicenda dei 1000 era stata seguita da un gruppo di giornalisti che immediatamente, via telegrafo, dal panfilo di Dumas, mandava a tutti i giornali d'Europa le avventure dell'eroe biondo. Quindi guardate che l'eroe biondo col poncio, in realtà, dal punto di vista comunicativo, era fantastico, perché era i popoli nuovi contro gli antichi re. Non dimenticare che in Sicilia, tra l'altro, i Borboni erano totalmente negativi, perché ci fu un tentativo di rivolta contro i Borboni, che vennero stroncati nel sangue del famoso bombardamento di Messina. Quindi, quando loro sbarcano, c'è il primo scontro famoso dei Calatafimi. C'è una narrazione nel libro che secondo me è interessante. Con chi parlava il re? Francesco era diventato re da un anno, aveva 22-23 anni. Il babbo era stato odiato da tutti, ma insomma 22-23 anni. Il suo ministro della guerra aveva 82 anni. Il capo di Stato Maggiore, siamo nel 61, aveva fatto la sua formazione come attendente di capo del Duca di Wellington a Waterloo. È chiaro? Cioè tutta la struttura di comando era al di sopra dei 75 anni, il più giovane era il generale Lanza, che era il comandante della piazza di Palermo che affrontò, che aveva 75 anni ed era malato, per cui seguiva la battaglia in carrozza. Quindi mentre da quella parte c'era l'eroe biondo, dall'altra parte c'era una struttura. L'esercito borbonico non aveva mai combattuto praticamente, perché aveva semplicemente fatto quello che si chiama muina, cioè dei grandi esercizi, per cui l'esercito borbonico combatteva come si combatteva in quel tempo. Aveva una divisa bellissima, perché aveva la braga bianca, aveva il giaccone blu, il cappello alto, e combattevano con lo zaino in spalla, e soprattutto combattevano allineati. D'altra parte tu avevi i mille erano guerriglieri, che avevano fatto, i cacciatori delle Alpi avevano già fatto 3 guerre, tutta gente di alta istruzione, molto motivata, che conosceva benissimo il territorio perché c'erano dei siciliani che erano espatriati, e che avevano soprattutto la tecnica di guerriglia. Ci sono queste narrazioni bellissime in cui dicono, siamo andati alla guerra, ma come? Noi siamo già qua schierati e loro non si schierano. Beh, come non si schierano? Poi uno combatte lassù, quell'altro combatte da un'altra parte, poi aspettiamo che arrivino con le bandiere e non hanno neanche le bandiere. Questo vuol dire che hanno fatto 2 tecnologie diverse. Quindi c'è stato in tutta questa vicenda anche uno scontro proprio di mentalità, di tecnologie. Quando il paese si è unito, tu avevi, tutto sommato, il Piemonte, che nonostante tutto era un pezzo inserito con la Lombardia, di un pezzo che aveva vissuto e stava vivendo la prima rivoluzione industriale, anche se non era in Italia, e avevi un altro pezzo di paese che era tutto sommato rimasto congelato, con in mezzo lo Stato della Chiesa, che serviva proprio da blocco. Del Regno delle Due Sicilie si diceva congelato fra l'acqua salsa e l'acqua santa. Quindi per rispondere alla tua domanda, ho fatto questo giro, scusami, ma era rilevante. Certo che prima tutti erano regionalisti, tant'è vero che Cavour aveva predisposto un progetto regionalista che aveva dato in mano a Minghetti di Bologna, non a caso di Bologna, perché erano gli stati emiliani che erano quelli abituati a ragionare sulle piccole autonomie locali, però storiche, sui campanili forti. Esatto, bravo. Il pezzo cruciale della gente che andò al governo dopo Cavour era Bettino e Casoli. Adesso dico una cosa, però non ridete per favore, che era stato sindaco di Firenze. Seconda cosa, erano gli emiliani e i toscani. Cioè chi prese il governo dopo Cavour era gente che aveva una lunga esperienza di campanili forti, ma non esperienza di stati grandi. Hanno preso un paese che era raddoppiato, triplicato, anzi di più, da 5 milioni che diventavano 7 con Bologna e i Ducati, che erano tradizione di uno stato grande, da sempre dominato da dinastie esterne, e che non aveva nessuna esperienza di autonomia locale. La risposta che è stata data, non conoscevano il paese, l'hanno occupato militarmente, e non solo il centralismo, ma un centralismo militare. Questo ha creato una frattura che poi immediatamente si è trasferito in tutto il resto del paese. Questa idea della frattura è diventata veramente un elemento fondamentale. Tant'è vero che se tu vai a vedere la letteratura post-unitaria, la cosa che diventa più rilevante è il concetto di delusione, la delusione. Ma come? Ci aspettavamo le bandiere al vento e invece ci tocca ricucire il paese. Poi lo vai a vedere, il governo post-unitario ha fatto delle cose importanti, ha fatto una rete ferroviaria, hanno tenuto insieme, hanno costruito un paese straordinariamente più grande. Hai parlato della riforma della scuola. Ho parlato della riforma della scuola, però il punto fondamentale che secondo me è importante è questo: c'è stato un salto che è stato troppo grande e, presi dalla paura di non riuscire a gestire la complessità, l'hai voluto a tutti i costi ridurlo a 1, ma questo 1 non stava dentro alla camicia di forza che gli hai dato, e quella frattura, come hai detto tu adesso, continua ancora a sentirsi. Tra l'altro sulla delusione ce ne sarebbe da dire il classico della delusione che conosciamo, almeno nel libro di storia italiana, è quello della vittoria mutilata. Sì, cioè sulla grande, bravissimo, no, ma questo è il nostro paese, ma questo è un altro paese fantastico, però. Se voi parlate con un francese, voi può anche non essere convinto, ma la prima cosa che vi dice è l'orgoglio di essere francese. Il francese benedirà sempre Dio, perché lo ha fatto francese, anche perché lui pensa che Dio sia francese. Però, invece, per contro, noi abbiamo sempre avuto questo atteggiamento. Tutta la nostra cultura è stata una cultura della delusione. Ma come? Mi aspettavo l'unità, ma dice, ma l'abbiamo fatta, lavoriamoci su. Mi aspettavo la vittoria, ma è stata mutilata. C'è sempre stata qualche mutilazione che ha fatto quasi la vergogna di noi stessi. E questo fa una differenza importante. Parlate con un inglese, parlate in inglese, dite a un inglese che dica qualcosa contro il suo paese o contro l'idea che lui è un inglese. Ma dice, noi abbiamo sempre avuto, sì, hai ragione, questo è un pezzo importante, il lavoro sulla delusione, sì, sì. Anche la scelta del punteggio. Sì, sì, certo. Tutta questa letteratura di Vittorio il naso, sì, sì. Parlando di fratture, sì. In Italia ancora ci portiamo questo dualismo, questi tre tipi di dualismo che ancora coesistono, il dualismo territoriale, quello del mercato del lavoro e anche il dualismo relativo alla struttura produttiva. Secondo lei, in una situazione come questa, le politiche dovrebbero far leva su uno sviluppo prettamente economico o su uno sviluppo sociale? Ma guarda, io credo che questo libro, come anche gli altri libri che gentilmente avete messo qua, vi fanno vedere che io non ho mai creduto a uno sviluppo economico separato da quello sociale. Perché prima o poi si paga. Ma purtroppo a volte non vanno a pari passo. Torniamo alla storia dell'Unità d'Italia. Appena nata l'Unità d'Italia, tanto vi racconto dei pezzi del libro, perché... Allora, muore Cavour, arriva Bettino del Caso, al tesoro c'è Bastoggi. La prima cosa che fa Bastoggi è il calcolo del debito pubblico. Il Regno del Sud, che però non aveva fatto investimenti pubblici, era comunque in equilibrio del bilancio. Il Regno del Nord, che aveva fatto molti investimenti pubblici, si portava dietro anche il costo della guerra. Messi assieme comunque c'era. Il primo atto pubblico del nuovo governo italiano è stata una roba che noi abbiamo imparato di recente. È stato il calcolo dello spread. Dice, ma lo spread, ma l'ha inventato Monti? No, no. Pensate che l'Unità d'Italia parte con uno spread di 600. Il punto era il calcolo non si faceva sui Bund tedeschi, non si faceva sui bond inglesi. Il primo prestito che ha chiesto l'Unità d'Italia per poter fare la prima ripartenza è stato scontato a 600. Se tu lo sconti a 600 vuol dire che nel giro di 3 anni raddoppi il debito. E allora il problema fondamentale del primo giro dell'Unità d'Italia è stato il pareggio di bilancio, l'ossessione sul pareggio di bilancio. E quindi partono le finanziarie. La finanziaria massima che c'è stata è stata quando a un certo punto Quintino Sella, ministro, si è dovuto trovare una legge per far tornare i conti. Il Parlamento in realtà prendeva dentro sì o no il 2% della popolazione, perché prendeva dentro sostanzialmente coloro che avevano un reddito molto alto, che erano tutti proprietari terrieri. Allora lì parte un dibattito, il dibattito sulle politiche pubbliche, e dice, imponiamo una tassa sul capitale, sul patrimonio, facciamo una patrimoniale, aumentiamo una tassa sui consumi. Con quel Parlamento, secondo me, cosa è stato scelto? Una tassa sui consumi. Qual è il consumo più consumo di tutti? Il pane. Il pane a sud e la polenta a nord, quindi devo trovare una roba che li metta assieme, ed è stata la tassa sul macinato. Finalmente nel 1876 Minghetti, Bologna, Presidente del Consiglio, ottiene il pareggio di bilancio. 76, dopo 15 anni. Va alle elezioni e perde le elezioni. È chiaro? E comincia un'altra storia. Allora, le politiche economiche sono degli strumenti, mentre in questo paese, sto parlando di quell'Italia là, non sto mica parlando di oggi, noi ci innamoriamo del dibattito più sugli strumenti che a che cosa servono gli strumenti. continuiamo a parlare più di strumenti come se il nostro fine fosse lo strumento. Le politiche economiche servono perché sono strumenti per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo non è soltanto il benessere dei cittadini, ma io credo sia anche la coesione sociale. Questo tema io credo che sia cruciale, perché se tu non riesci a costruire dei meccanismi di coesione sociale, anche le politiche economiche non le tieni. Io credo che negli ultimi 20 anni, a livello mondiale, non a livello italiano, ci sia stata un'ondata molto forte di idea che ha riportato molto e moltissimo l'idea sull'individuo isolato. Mentre noi veniamo a una tradizione qui in Emilia-Romagna in cui è comunque la comunità locale che conta. Io sono convinto che tutte le volte che noi facciamo delle politiche che consolidano la comunità locale, questo ti permette di fare anche delle politiche economiche anche audaci, però vanno condivise e vanno parlate. Voi sapete che in Emilia-Romagna avete esperienza del patto per il lavoro, che è lo strumento con cui abbiamo ragionato, che sarà difficile, però credo che sia questo. Sulle politiche economiche, io credo che ci sia stato anche molto il mito della politica economica. Io lo chiamo il bocconismo rampante, però questa idea che c'è sempre qualcuno di intelligentissimo che mi fa le politiche economiche, guarda che è una trappola mortale quella lì, le politiche partono dalle persone e partendo dalle persone di fai la comunità. Noi abbiamo avuto un'esperienza, che lo sapete anche voi, che è stato il terremoto. Noi abbiamo visto a Mirandola, che è stata per me la cosa che mi ha insegnato di più, che proprio perché si è lavorato molto sulla comunità locale, abbiamo avuto anche dei problemi, però siamo stati capaci anche di ricostruirli. In Italia invece c'è sempre stata una idea che diventò fortissima nel sud, rispetto al sud, e che viene poi stilizzata, penso, da un uomo importante, molto importante, radicale, che fu MYTHOS, Francesco Saverio MYTHOS, che però raccolse un'idea che partì da subito dopo Cavour ed è arrivata fino a stamattina. Poiché le classi politiche locali sono inaffidabili e quelle nazionali non sono credibili, bisogna sempre trovare una struttura tecnica che faccia le politiche. Le strutture tecniche sono strumenti. Se non riesci ad avere invece una capacità di gestione, quei corpi intermedi diventano fondamentali, cioè l'associazionismo, dal volontariato fino alle associazioni di categoria, fino a tutta la struttura sindacale nella varietà qualsiasi. Tu non riesci ad avere un corpo sociale sufficientemente solido per affrontare i cambiamenti. Quindi più il sistema è complesso, più il sistema è capace di adattarsi. Io credo che per molti anni noi abbiamo lavorato sul contrario, abbiamo lavorato per azzerare i corpi intermedi e per questa che si chiama semplificare. Un conto è la semplificazione degli strumenti, un conto è la semplificazione delle strutture sociali. La semplificazione della struttura sociale fatta dopo unità, quindi la militarizzazione del sistema, in realtà ha portato alla frattura. È stata come una lama che si è inserita in una fessura e l'ha spaccata sempre di più, perché ha rotto l'identità fra la comunità e lo Stato, questa incapacità di riconoscerci nel nostro Stato. Questo è stato il punto. Molto spesso proprio l'arretratezza sociale impedisce proprio quello che vogliono essere delle manovre economiche. Ma secondo me l'arretratezza sociale, ma anche la frammentazione, cioè la tendenza di surrogare la complessità sociale con la creazione di corporazioni, cioè la capacità di fare dei gruppi, ognuno dei quali chiuso in se stesso ed è incapace poi di aggiustarsi nel sistema più ampio. Cioè, questo è un tema su cui bisogna riflettere molto, sì sì. In questo devo dire internet non ha aiutato, perché apparente alla faccia del social, non c'è niente di più solitario di solitudine di internet. A casa tua, nascosto dietro il tuo nickname, è sempre capace di dire qualche cosa, ma non sei capace poi di condividerlo con termini di fraternità che strutturano una società. Questa idea che hai, quanti amici hai tu su Facebook? Io ne ho 2000, e quella sera che sei stato poco bene, quanti sono arrivati? Nessuno. Qui ce n'ha dato una ottima dimostrazione, ma questo tipo di mentalità che ha lei di cercare di fare delle analisi complesse, lunghe, anche di trovare sempre dei collegamenti storici, fa parte un po' della maniera del professor Bianchi che ha di scrivere. Io le vorrei chiedere se dipende magari da una propensione che ha lei oppure dovrebbe essere necessario, dovremmo averlo proprio come mentalità, il fatto di costruire analisi in questa maniera partendo da un forte piano storico. Ma io per definizione ti dico che secondo me dovrebbe essere così, ti dico io come l'ho fatto. Allora, io ho sempre avuto questa idea che comunque se tu non riesci a posizionare le tue idee in un contesto, le idee rischiano sempre poi di prenderti la mano. Mettere in un contesto storico è un gesto di umiltà, cioè un gesto in cui tu riconosci come il tuo pensiero comunque deve ricadere dentro ad un contesto che deve avere dei limiti di concretezza. Devo dirti che però noi abbiamo molto lavorato per andare nell'altro verso. Io di mestiere faccio l'economista e devo dire per anni ho sentito la solitudine di un approccio che invece adesso si sta ritrovando molto a livello mondiale, quando in realtà prevaleva l'idea del tecnicismo, cioè dove tu eri un grande economista se eri molto tecnico e la misura di questo era l'incapacità di farti capire. Quando c'era un grande economista andava alla televisione e la gente dice ah però, uno dice ma cos'è che ti fa? Niente, assolutamente nulla. Cioè questa idea del tecnicismo secondo me è stata una cosa, e su questo io credo che l'università abbia molte responsabilità. Noi negli ultimi anni abbiamo perso ancora una volta il senso del perché. Io ho avuto una fortuna nella vita. Primo ho incontrato, quei pezzi di maestri notevoli, perché poi ho conosciuto dei maestri. Perché guardate, la capacità di trovare dei professori, ormai c'è un eccesso d'offerta, magari di trovare dei maestri è ancora una merce rara. Io ho avuto la fortuna di trovare molti maestri. Ho trovato, io ho 65 anni ragazzi, e voi adesso dovete dire, no, ho 65, sono 52, e quindi mi sono cuccato una fase importante della vita italiana, che è stata quella frattura degli anni, fine anni 60 e inizio anni 70. Io ho avuto la fortuna di poter vivere a Ferrara, facendo molte esperienze. Una esperienza che ho fatto è stata innanzitutto il teatro, quindi io non solo vi incoraggio sul teatro, il teatro è fondamentale nella vita, perché se tu non riesci a un certo punto ad avere la capacità di impossessarti della vita di un altro, poi non riesci neanche a sviluppare bene, a vedere la tua da lontano. Poi ho lavorato nell'ospedale psichiatrico, negli anni in cui c'è stata questo è il cambiamento vero. La legge, sì, basaglia. Se uno non vede la sofferenza vera poi fa fatica a rappresentarla. Lavorare in uno ospedale psichiatrico in quell'epoca, quando ero veramente neanche delle carceri così. Io quindi sono molto grato di quelle esperienze. Poi ho lavorato nel sindacato in quel momento in una situazione molto strana che era la Montecatini di Ferrara, per cui la mia tradizione di conoscenza era più chimica che non meccanica. E poi ho avuto la fortuna di fare una grande facoltà che forse non c'è più, che era l'Istituto di Scienze Economiche e di Scienze Politiche, per cui avevo una gamma di gente che era sufficientemente solida per non doversi preoccupare di dimostrare di saper fare l'economista. Perché c'era, io ricordo la figura titanica di Nino Andreatta, che faceva politica economica, Romano Prodi che faceva economia industriale, Quadrio Curzio che faceva analisi, cioè Paolo Leon, in un momento in cui era necessario il dibattito, qualsiasi cosa è oggetto non di conflitto ma di dibattito. Per me è stato importante quello lì, quindi gli anni di formazione sono importanti, ve lo dico perché essendo in una casa di studenti non stancatevi proprio anche di discutere, di dialogare, ma poi soprattutto di divertirvi, dovete divertirvi, quindi fate teatro, fate musica, cioè tutta la capacità di stimolare la creatività è un contributo che poi si dà al paese. Allora tutto questo però io credo che sia giunto in questi anni, dopo i lunghi anni in cui non si poteva, c'era la separazione disciplinare. E qui il meccanismo di gestione universitario basato sulla iperspecializzazione sarà un limite, perché sapete che l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario vi valuta per gli articoli che scrivete in quel pezzettino lì di mondo. Io ad esempio ho fatto questo libro, che è un libro di storia, quindi fuori dalla mia materia, in italiano, poi ormai tutti scrivono in inglese, e per giunta inserendo dentro cose che vanno da Verdi fino alla storia, è assolutamente un lusso, è un lusso. I miei allievi, ormai non possono fare. Questo approccio invece lo sto ritrovando a Cambridge. Cambridge sta riscoprendo invece l'idea di quello che si chiama la politica economica strutturale, dove la base storica torna a essere un elemento fortissimo. Quindi benissimo la matematica, benissimo i modelli, perché servono, che imparare ad astrarre è fondamentale. Ma dopo che hai fatto l'astrazione, la tua astrazione devi riportarla dentro qualcosa. Allora io sto ritrovando in questo momento questa cosa che dicevi tu prima, cioè un'analisi economica, di politica economica, strutturale, cioè di lungo periodo, la sto ritrovando a Cambridge, dove si sta riscoprendo questo. Paradossalmente faccio più fatica a spiegarlo qui, dove ancora c'è questo innamoramento della iperspecializzazione. Però l'iperspecializzazione serve come strumento ancora una volta, perché guardate, la iperspecializzazione e quindi le tecnologie possono dare delle risposte, però bisogna saper fare anche le domande giuste si fanno con la storia, con le humanities, con la filosofia, si fanno con la storia della musica, si fanno con tutte queste. Io non so se sono intellettuale, comunque se fai questo mestiere, io credo che sia importante riuscire a volte anche a fare le domande, non è soltanto sufficiente dare risposte. Io vedo invece una quantità di gente che dà delle risposte. La domanda è, ma la domanda a cui ha risposto quale? Ah, ma questo non è importante. Per questo ti dico, è importante che in questo momento, in una casa come questa, ci siano degli studenti che fanno anche delle cose diverse e discutono assieme pur avendo delle basi diverse, perché questo li aiuta nel loro mestiere. Nel nostro piccolo l'associazione cerca di farlo tutti i giorni, abbiamo tante attività e gli ambiti disciplinari di cui siamo sono i più disparati. Fantastico, questo è questo. Ha un supporto, come un assist fantastico all'associazione. Prego, dai. Guardi, siete stanchi? Durate ancora un po'? Noi sì. Nell'analisi degli intrecci economici manca il tema socio-demografico. Sì. Secondo lei ha un ruolo più passivo rispetto allo sviluppo economico? No, questo è ragionissimo. No, io lì non ho sviluppato abbastanza due cose. Non ho sviluppato la stessa narrazione da parte delle persone. Manca il popolo in questa narrazione. Perché in realtà nella storia dell'Italia il popolo non c'è stato. E neanche quando compare nella sua forma più disperata, cioè il brigantaggio, è il popolo che manca, è un grido quello lì, ma non c'è stato, nonostante tutto, nonostante la nostra narrazione, l'unità d'Italia non è stata una storia di popolo, guarda, Gramsci ha ragione, non è stata una storia di popolo, è stata una storia di elita in trasformazione. Il problema demografico è un problema cruciale, sia in andata che in ritorno, perché non dimenticare che tu hai delle situazioni anche nella storia italiana, ma anche e soprattutto nella storia che vedi in molti paesi, in cui da una parte hai avuto un enorme problema di crescita demografica, più delle capacità economiche di dare risposta. Dall'altra parte però hai anche il suo contrario, hai anche delle popolazioni che stanno calando e quindi hai anche questa idea l'idea che chiamano i popoli, hanno degli andamenti demografici diversi, e o li tieni chiusi dentro delle gabbie come i polli tutti, ma quando li tieni aperti il vero problema è come fai a tenere la mobilità delle persone che hanno gradi di demografia diversi, come fai a tenere i processi di crescita collettivi per tutti qui il problema di uguaglianza, e come fai a tenere il problema di democrazia, cioè il problema di rappresentazione di tutte le diverse condizioni. Noi oggi ci troviamo esattamente in questa situazione. In economia aperta tu hai popoli, paesi, chiamalo come vuoi, che hanno delle tassi di crescita della popolazione diversi, quindi sono in stadi diversi della crescita, hai dei problemi di gestione della ricchezza e quindi dei problemi di eguaglianza e ineguaglianza e i problemi di rappresentazione di queste differenze in maniera non conflittuale. Tenere le tre cose insieme è straordinariamente difficile, tant'è vero che lì la via della semplificazione diventa molto chiara. E allora il tema oggi proprio di questo paese, di tutti i paesi, diventa questo, di come facciamo a tenere l'apertura, quindi la mobilità delle persone, quindi dentro anche il problema della migrazione, il problema delle risorse e della ripartizione delle risorse, cioè il problema distributivo, è un problema però anche di rappresentanza dei diversi interessi senza che questi diventino dei conflitti permanenti. Nella storia italiana tu hai avuto diversi modi per mettere insieme. Ad esempio c'è stato un certo punto proprio all'enfasi della eccedenza di popolazione rispetto alle capacità. Le prime leggi fatte in Italia sulla migrazione furono leggi per favorire la emigrazione. Ti ricordo che questo paese si considera che siano emigrati fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento qualcosa come 20 milioni di persone. Tu vai in Argentina o vai in Sud America, trovi un pezzo d'Italia. Quando si facevano le tournée all'inizio del Novecento, che si portavano le compagnie di opera, facevano sempre il giro che era da dove partivano, Milano, Torino, Bergamo, Casalecchio, Frassinoro, Buenos Aires, il Cile, perché era considerato parte di un circuito culturale che era ancora molto legato alla storia italiana. Negli stessi Stati Uniti c'era. Però ricordatevi di questo, che questo elemento per cui tu fai una legge per favorire la emigrazione è quasi impossibile da capire per noi. Tieni conto che 20 anni dopo la parola chiave del fascismo era il suo contrario, era l'incentivazione dell'aumento della popolazione, perché soltanto il grande numero faceva poi potenza. Hai capito? Poi nel contempo domandare l'Africa perché aveva bisogno di trovare un posto, uno sfogo per l'emigrazione. Cioè, che il problema che dicevo prima, gestire la mobilità delle persone, gestire la distribuzione della ricchezza e gestire la rappresentatività diventa un problema cruciale. Quindi quando poni il problema demografico hai ragione, ma lo devi unire ai due problemi, cioè come si distribuisce la ricchezza, e qui è il problema cruciale del ruolo dello Stato. E nota che oggi ci troviamo in una situazione, se vuoi, che non aveva molti precedenti. Oggi hai, ma anche in passato, hai delle entità economiche che sono molto più grandi degli stati che le devono regolare. Chi è che regola Google? Di Google al massimo regola dei pezzettini. Google si impippa grandemente anche di Trump, cioè la dimensione di Google è tale che doveva chiedere l'iscrizione all'ONU. Ma il problema è come fai a regolarlo? Come fai a immaginare che c'è nel tuo territorio qualcuno che ha una dimensione, o Amazon, talmente alta che lo Stato, che dovrebbe essere l'ente supremo, non riesce neanche a regolarlo? Questo ad esempio nella politica antitrust oggi è un problema micidiale, però questo torna a essere un problema cruciale. Qual è la dimensione dello Stato o delle funzioni statuali rispetto alle dinamiche dell'economia? Uno dei grandi temi della crisi della globalizzazione è lì. Hai globalizzato l'economia ma non hai stato capace di globalizzare la politica e le istituzioni. Materia per pensare per i prossimi anni, ecco. Sì, va bene, cioè, ci ragioniamo su, ragazzi, volentieri. Caso Europa, caso Europa. Riguardo lo Stato io tornerei all'inizio, sì. Tornerei al famoso discorso di Cavour, sì. Quello in cui gli si lamenta che delle politiche antipotenzialiste avrebbe portato la rivolta a Torino. Certo. Prima non ha raccontato come finisce questa storia. Finisce con questo imprenditore che nel 1851 si era lamentato con Cavour, che chiede di essere ricevuto. Ed è da solo, non ha la folla urlante dietro. E lui fa una missione di colpa. Dice, davanti a questo devo prendere o morire, oppure cambiare. La domanda è questa. Come lo Stato può intervenire in maniera intelligente per stimolare il lavoro e l'impresa? Sì. Allora, io ho uno schemino in testa, ho uno schemino che è fatto così, ho fatto un'idea molto semplice, adesso provate a immaginarvelo, facciamo finta che qua ci sia un proiettore. Ci sono due cose che fanno muovere le dinamiche sociali. Uno è l'innovazione, cioè proprio la conoscenza, e l'altro è il territorio. Se tu non hai innovazione del territorio, la macchina è ferma. Però ci sono altre due cose che diventano rilevanti, che sono i diritti delle persone, i diritti effettivi, non soltanto quelli scritti sulle carte, ma i diritti effettivi, e d'altra parte le risorse, la capacità di generare risorse. Se voi mettete una riga, innovazione, territorio, e tirate l'altra riga così a croce, diritti e risorse, voi avete quattro campi, lo vedete raffigurato, sì? Lo immaginate. Allora, fra territorio e diritti c'è un'area fondamentale di politiche, che è la politica del welfare, cioè le politiche con cui tu devi garantire ai cittadini la sicurezza. La sicurezza delle cose fondamentali. Dopodiché queste sono fondamentali anche diversamente dalla cultura. Ad esempio, nella nostra storia, per fortuna, si è consolidato che la maternità è un diritto. E quindi va sostanzialmente considerato un parte del welfare collettivo. Questo non è negli Stati Uniti. Se voi andate negli Stati Uniti e una signora deve partorire, va all'ospedale e gli domandano il nome. Tu dici, si chiamerà Maria? No, il nome della carta di credito. Perché se tu non dai la carta di credito non ti fanno entrare. Ci sono delle, non è che i diritti sono uguali dappertutto, ci sono anche dei fatti storici diversi. Però il consolidamento del welfare, io credo che sia comunque un problema fondamentale. Il welfare non vuol dire assistenza, no, non distinguiamo bene, il welfare non è assistenza. Il welfare è ragionare su quelli che sono i nostri beni pubblici, cioè quali cose che sono fondamentali per tenerci insieme. Fra i diritti e l'innovazione c'è tutto il grande tema dell'educazione. Io credo che oggi la struttura più potente, per un paese sia comunque la struttura educativa. Noi su questo abbiamo sempre pensato all'educazione in questo paese più come un problema che non come uno strumento di crescita collettiva. Anche su questo bisogna pensarci di più. Poi hai fra innovazione e risorse le politiche industriali in senso proprio, cioè come fai in un qualche modo a spingere le imprese, che è tutto un gamma di strumenti. Ma se questo poi non lo fai ricadere sull'altro quadro, cioè risorse, territorio, cioè su come lo spandi nel territorio, anche un'innovazione può avere degli effetti devastanti, perché un'innovazione può essere quello che ti prende uno e te lo sradica da tutto il resto. Allora, molti paesi hanno scelto la via del il nostro obiettivo è aumentare al massimo le risorse. La Cina, ad esempio, aveva come obiettivo di politica economica la massimizzazione. Dopo due giri non aveva persone e aveva la distruzione sociale. Tutti gli ultimi piani, voi vedete come si spostano moltissimo. La Cina ci ha domandato a noi più delle volte, spiegateci come è fatto l'organizzazione sanitaria da voi. Altri paesi hanno spinto tutto sui diritti, senza occuparsi di poi generare delle risorse. E questo ha generato degli altri problemi. Perché se tu generi dei diritti, delle attese di diritto, ma non la sostieni con delle risorse, questo dura un giro, eh? Secondo giro la gente ti vota contro. Non ti vota contro, ti volta contro. Caso dei paesi dell'est, caso del Sudafrica. Poi ci sono dei paesi che dicono: no, no, tutto un problema locale, tutto un problema territoriale, ma non generano innovazioni. Altri paesi che sono tutti per l'innovazione, ma non lo radicano, e quindi hai delle imprese che poi si prendono su e vanno via. Il vero problema è che tu devi avere la capacità di gestire tutte e quattro insieme le politiche di fondo. Poi hai gli strumenti finanziari, ma sono strumenti. Dai degli incentivi, non degli incentivi, sono tutti strumenti quelli lì. Il vero problema è che tu devi avere una visione dei quattro grandi cardini che ti organizzano la società che ti organizzano una società, non l'economia, e questi quattro cadre che ti organizzano una società devi giocare insieme. Allora, puoi farlo più rapidamente, meno rapidamente, però è chiaro che tu devi investire nelle competenze, quindi in scuola. Noi oggi abbiamo un problema in questo paese. C'è stata una ripresa e contemporaneamente abbiamo un pezzo di disoccupazione giovanile e contemporaneamente abbiamo un pezzo di imprese che non trovano le persone. Questo diventa un problema. Vuol dire che dobbiamo avere una struttura scolastica più intrecciata. Io non sono un grande sostenitore di alternanze scuola-lavoro, perché a me i panini non sono mai piaciuti, ma di integrazione sì. Devo dire che le più belle esperienze, lo dico qui a tutti voi, le esperienze che noi stiamo facendo, ad esempio sulle scuole, sull'ITS, sulle scuole, sono importanti. A lui ci ha dato una mano da Matti, da Lamborghini, cioè un'impresa tedesca, dove da più tempo stanno ragionando su queste cose. Cioè la presenza di Lamborghini, cioè dell'Audi, a noi ha aiutato a ragionare molto su questa idea dell'integrazione dei sistemi scolastici. Poi hai questo tema fondamentale, che è quello che tu dici del fare impresa. Io credo che noi dobbiamo stimolare molto la nuova, cioè c'è un tema di nuova impresa, poi c'è tutto il problema delle tasse, non delle tasse, questo lo capisco perfettamente. Però noi abbiamo sempre avuto una vitalità di nuove imprese, soprattutto in Emilia Romagna. Quella roba lì va stimolata di più, cioè bisogna. Però era sempre una creazione di imprese che aveva delle continuità. Generalmente le imprese da noi nascevano perché era uno che si era messo in proprio, dopo che aveva fatto il mistrino, il garzone, aveva imparato da un altro. Quindi è sempre un problema di trasmissione delle conoscenze. Poi ci vogliono delle infrastrutture, e questo è il nuovo Ministero del Pubblico. Voi sapete che noi stiamo facendo qua, alla Bolognina, nell'ex manifattura tabacchi, quella che secondo me è la più grande infrastruttura dello sviluppo d'Europa. Dice, ma io come la gioco in grande? Ah no, bisogna giocare in grande, ragazzi. Stiamo facendo il famoso Tecnopolo Big Data, dove stiamo mettendo lì il Cineca, Bologna, l'INFN, che adesso è sotto la curva dell'ex Morasutti, che i più anziani si ricordano, dove c'è vicino a Era. Tutti mi dicono il CERN di Ginevra, tutti avete sentito parlare del CERN di Ginevra, nessuno sa che i calcoli del CERN di Ginevra lo fanno qui a Bologna, lì di fianco a Era, in uno scantinato, li mettiamo assieme. Abbiamo attratto qui l'agenzia, il data center dell'Agenzia Climatica Europea. Non c'è un aereo in volo che si alza in volo in Europa senza che quell'agenzia lì non gli dia il via. Abbiamo chiesto che il 25% della capacità venga lì. A me piacerebbe, ma però ve lo lascio come, che quando voi andate a vedere la manifattura tabacchi, ve lo ricordate, quello vicino all'autostrada, c'è quell'edificio enorme, tra l'altro dal punto di vista architettonico è una cattedrale, fatta a Nervi, il più grande architetto italiano. E quel palazzone lì, che sono 25.000 metri quadri, mi piacerebbe che fosse pieno di imprese, di ragazzi, di giovani, che possono sfruttare per il fatto che sotto, nelle botti, è la più grossa capacità di supercalcolo d'Europa. Adesso vi faccio un paio di pubblicità. Una cosa che, insomma, io voglio fare molto, sono due cose a cui io tengo molto. Una è la legge che è passata oggi all'unanimità, che è la legge sulla musica. Cioè, cosa c'entra? Non c'è nuova impresa, non c'è creatività, ricordati. E secondo è questa idea di dare a tutti quelli che si laureano in Emilia Romagna un pacchettino di 50 ore di big data, come si usano, cioè la grande capacità di calcolo che sarà la dominante dei prossimi anni per le loro attività. Che tu fai l'ingegnere, che tu fai lo storico, che tu fai un'impresa che si occupa, ad esempio, di fare strumenti per la pulizia dell'acqua, che sarà uno dei grandi temi, ti vuole big data. Allora, nuovi strumenti, però che siano strumenti. Poi ricordatevi che si apre un mondo incredibile nel mondo. Tutta una serie di mestieri che una volta erano strettamente pubblici, tutto il mondo ce li domanda. Questo tema dell'acqua. Noi abbiamo sempre dato per scontato che avevamo qui da noi la bonifica, il consorzio di bonifica, avevamo la società che era prima del comune che gestiva l'acqua, abbiamo il problema, guarda che nel mondo questo non è mica così, c'è un universo. Per questo dobbiamo avere anche della gente che oltre alla tecnica abbia gli strumenti per comprendere il mondo. Io credo che la parola chiave dei prossimi anni per fare le imprese per fare le istituzioni, è la parola comprensione, non è la parola capire, è la parola comprendere. Comprendere vuol dire tenere insieme, bisogna dare più strumenti per comprendere, perché se riesce a comprendere si anche anticipare, se anticipare fai anche l'imprenditore. L'acqua sia fondamentale, sono contentissimo che lei l'ha sollevato. Sulle tematiche ambientali c'è enorme sottovalutazione e tra l'altro non se ne è parlato purtroppo in questi giorni di campagna elettorale. Io ringrazio ancora il professor Bianchi per essere intervenuto, per le parole che ci ha dato. Nel libro c'è un pezzo che non abbiamo citato stasera, che però è moltissimo, che è il ruolo di Giuseppe Verdi. Però di questo, se volete, ne parliamo un'altra volta, perché Giuseppe Verdi ha inventato l'eroe e poi dopo l'ha ucciso, perché ricordatevi che prima ha fatto Hernani, ha fatto quello che volete voi e poi ha fatto Otello. Però ricordatevi che l'eroe fondamentale di Giuseppe Verdi, quello che è l'eroe vero di Giuseppe Verdi, era Traviata. Cioè era sostanzialmente una donna disperata. Pensate alla grandezza di quest'uomo che noi consideriamo sempre come la tradizione. Pensate al grado di innovazione che aveva quest'uomo. Però di questo, se volete, ne parliamo un'altra volta, ma ne parleranno i ragazzi. Grazie a voi, grazie. Oh, grazie tantissimo. Non c'è niente che renda gioia di una persona come quello di parlare di un libro che tu hai fatto e che ormai ha una vita propria, per cui ne parli come di un parente, che però come di un ragazzo che ha fatto la sua vita. Quindi grazie ancora, veramente, una gioia.